Questa nuova puntata di Bazar. Oggi siamo a Torino, nel centro di Torino, al mercato di Via Madama Cristina, un mercato tra l'altro al coperto, dunque molto comodo in caso di pioggia, ma non è il caso di oggi perché c'è un bel sole. Iniziamo subito, qua ci sono davvero tanti banchi, molti anche un po' così etnici, esotici, orientali potremmo dire, perché questa è una zona di Torino, San Salvario, dove si comprano anche tanto le spezie. Vedo delle signore, vediamo un po' se riesco a intervistarle. Posso darti del tu? Sì. Come ti chiami? Ada. Ada, che cosa stai acquistando? Le acciughe. Le acciughe. Ecco, noi parliamo spesso di acciughe nelle nostre trasmissioni, ma qua non le vedo a vista. I barattoli. Qua solo a roba, solo a barattoli. Io pensavo tu volessi acquistare le acciughe sotto sale. Non ce l'ha. Ma poi così sono più comode. Appunto. A proposito di sottosale, lo sai che ho comprato qualche giorno fa il merluzzo, era buonissimo, però ho sbagliato, ho cambiato poco l'acqua durante i 3 giorni, ho provato a cucinarlo, era sale, non si poteva mangiare, incredibile. Tu lo compri il merluzzo tu ogni tanto? Tanto lo compro, ma lo lascio 2 o 3 giorni. Ma cambi spesso? L'acqua spesso. Invece l'ho cambiata solo 2 o 3 volte e sono rimasta. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. Adriana, allora ci insegni tu a cucinare il merluzzo, o meglio a prepararlo per la cottura, affinché non sia salatissimo. Per dissalarlo, va bene. Allora ci va una bacinella con acqua abbondante. Poi bisogna cambiare l'acqua almeno 5 o 6 volte nei 2 giorni che sta a bagno. E quando uno cambia l'acqua bisogna risciacquare bene il recipiente, perché il sale a volte deposita sotto e poi non si dissala. E va tenuto al fresco. Al fresco cosa vuol dire? Quasi in frigo? In questa stagione sì. D'inverno va bene un balcone o un locale fresco, adesso ci va al frigo. Perché patisce un po' il caldo? Si rovina un po'? Patisce molto il caldo. È un pesce che arriva dal freddo, vuole il freddo. Quindi è anche una cottura veloce, quindi se sente il caldo lui cuoce pian piano nell'acqua. E non va bene. Allora, a questo punto vogliamo presentarlo alle nostre telespettatrici? Vedo due proposte, 2 prezzi. Sì, quelle là sono alette, la parte di sotto del merluzzo, ed è sottile. È buono anche quello, però va bene da fare fritto in umido, non bollito. Questa è la parte di sopra, è più spesso e va bene da fare come uno vuole, bollito, fritto, in insalata, al forno. Volendo si può fare anche prima fritto e poi dopo passato al sugo. Certo, ci sono tante maniere per farlo. E questo invece? Quello è già bagnato, quindi è la stessa cosa. Ecco. In questo caso costa un po' di più? Costa un po' di meno perché pesa un po' di più. Poi comunque di prezzi di merluzzo ce ne sono tanti. Ecco, a questo punto parliamo anche delle vicine di casa, ovvero delle acciughe, perché abbiamo appena intervistato Ada, che furba le ha comprate già sott'olio. Però secondo te perché comprarle così? Hanno un altro fascino, un altro sapore sicuramente? Anch'io le ho sott'olio, ma stando sott'olio forse perdono un po' in profumo. L'acciuga presa sotto sale, pulita al momento, resta più gustosa. Ecco, tutto lì. Quale ci consigli oggi? Vedo 5 confezioni. Allora, la qualità è uguale, varia la grandezza. Una è un po' più piccola, l'altra è un po' più grande. Mi manca una taglia, perché l'ho finita. Adesso... Vedo che sei proprio un'esperta. Certo. Adesso bisogna sperare che a maggio e giugno peschino, in modo che le abbia poi di nuovo tutta la varietà a settembre. Ma come si chiamano questi banchi come il tuo? Perché sono banchi così un po' in estinzione, tra virgolette, vero? In estinzione. Questo ce l'aveva mia madre, quindi io l'ho ereditato da lei. Però appunto che abbiano solo questo genere. Ma come si chiama il vostro settore? Perché non è che...
Una volta lo davano come pesci salati e conservati, anche perché avevano solo questo reparto. Quello là è una cosa che è uscita dopo. E poi anche le cose, diciamo, in lattina, ma quelle lattine belle, per bene, firmate. Lattine di che cosa? Ad esempio il tonno, no? Ci sono però insomma... Sì, il tonno, poi ho sciolto, ce l'ho, quindi le mie clienti gradiscono molto. Senti, ancora, voglio parlare con te di questi pesciolini qua, che raramente vedo così proposti già pronti. È un articolo che va molto d'inverno, adesso col caldo pian pianino lo lascio andare perché sono deli. E sono acquadelle marinate, pesciolini fritti e messi in olio e aceto. Quanto costano al letto già pronti? 3,50 euro. Carla, ma come sei elegante, complimenti. E anche il carrello è intonato al tuo look. Sì. Riprendiamo bene il carrello di Carla, perché una volta era proprio insomma un oggetto così da anziane, oggi invece fa moda, eh? Ci sono addirittura i carrelli firmati. Nati al vestito. Senti Carla, ti vedo così un po' in meditazione, che si mangia questa sera? Ma se ci sono le seppie fresche si può fare la pasta col nero di seppia. Devi fare attenzione perché sporchi tutto, col nero che va dappertutto. Sì, non devi vestirti di nero. Che ti frega sempre, il nero della seppia. Sì, e poi gli sgombri bolliti a me piacciono. Ma io lo sgombro non è proprio un pesce che così amo molto. Perché che gusto ha bollito? Con olio e limone. Sai che forse hai ragione tu, perché molte come me provavano a farlo al forno e rimane un po' secco. Invece forse bollito sa un po' di tonno. Sì. Sì, poi quando è fresco. Poi oggi anche, mi sembra molto bello, 10 euro al chilo, un ottimo prezzo. Sono molto belle anche le alici, guarda che meraviglia quelle alici là. Sì, mi piacciono crude, però bisogna prima metterle nel freezer, quindi alla fine non nel freezer, non la sapevo questo. Poi dopo ti dico i miei tre segreti. Tu come le fai crude? Le metti prima nel freezer? Io non le faccio più, perché da quando bisogna fare questo lavoro di metterle nel freezer? È perché dicono che bisogna batterle. For the bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working. His body's too young to look like it. Moving off and left him. Khadija, allora anche con te parleremo di pesce fresco. Tra l'altro tu sei di origine marocchina. Ecco, sai che io sono stata in Marocco, insomma, mi ricordo tante cose, ma soprattutto i mercati e soprattutto i mercati del pesce. Davvero sarebbe un mio grande sogno realizzare una puntata di bazar in Marocco. Veramente, veramente. Sarei... Per voi il mercato è un bazar. Proprio mercato come si deve, veramente. Ho visto dei gamberoni enormi, coloratissimi. Belli, sì, veramente. Sì, un bel mercato, veramente. Il pesce. E poi ci sono dei mercati famosi in Marocco, per esempio quello di Sawira, quello di Tangeri, quello di Rabat anche. Ma chissà, prima o dopo ci facciamo un pensiero, ma intanto torniamo a Torino, via Madama Cristina, ricordiamo oggi siamo qua. Senti, ti chiedo io, allora mi piace molto questo salmone, 14 euro al chilo. Sì, salmone. 14 euro. Mi dici da dove arriva, insomma? Un pesce di c'è quello di allevamento e c'è quello pescato. Quello di allevamento costa certamente meno, è ben controllato. Questo è? Sì. E questo? Quello è il salmone, sì, quello della Norvegia. Ed ora presentiamo i gamberoni, oggi a 25 euro al chilo, arrivano da? Dall'Argentina e sono decongelati, sì. Sono buoni da fare alla griglia, da fare al forno, da fare gratinate, tanti modi si possono fare. Allora diamo il tempo alla nostra telecamera di seguirci e andiamo su questi. Sì.
gamberi, code di gambero che sono senza testa, sono buonissimi, si possono fare con una salsa rosa, bolliti, al vapore, sono ideali anche per un sugo. Sì. E poi ancora voglio concludere con te con i moscardini, oggi sono proprio belli, eh? Bellissimi, hanno si vede il colore classico, vivo, sì, e arrivano dalla Liguria e sono proprio nostrani, sono pescati stanotte perché ancora si muovono, che sono ancora vivi, e quello si possono fare o un sugo o un'insalata di mare. Me lo fai vedere ancora un prodotto che arriva dai nostri mari? Sì. Allora, un prodotto che arriva dai, ci sono dei naselli, del merluzzi. Che piace molto per i bambini, vero, gli anziani. Gli anziani, si può fare bollito, si può fare al vapore, si può fare a filetto, gratinato, al forno, tanti modi. E lui chi è? Quello è un dentice che arriva dai nostri mari, che è bellissimo, fatto al forno. Senti, lo pesiamo, vediamo un po' quanto spendiamo, eh? Così, questo costa 28 al chilo e si spende 24 euro e questo è ideale per tre persone. Marita, ma che meraviglia, eh? Guardate questo basilico fresco da piantare a casa nostra. Sì, nella nostra terrazza. Devi farlo subito, perché a volte lo compro, poi non lo pianto subito, poi dopo lo consumo. Che giorno! Non lasciarlo troppo esposto al fresco notturno e poi... Quanto vale il basilico così fresco? Sul sugo è una bellezza. Bellissimo, sì, molto Io buono. Sono contenta perché insomma è primavera, tra poco arriverà l'estate, iniziamo con tutti questi colori nuovi. Ci sono già i piselli, oggi costano 3,50 euro al chilo. 5 euro. Un chilo e mezzo 5 euro, sconto per le telespettatrici di Bazar. Arrivano dalla Puglia. Sì. Secondo me sono bellissimi. Aprine uno, ma mi sa che già così si vede. Guarda che bello. Che meraviglia, pasta e piselli, quanto è buona. Ah, io li mangio anche così crudi, Sì, da mangiare. A me crudi, piacciono da morire. Sono dolcissimi, dolcissimi. Senti, e parliamo un po' di asparagi, perché poi gli amici da Santena mi dicono che trascuriamo i loro prodotti, anche se questi in verità arrivano da Puglia. Perché Santena è un pochino in ritardo, ne hanno pochini. Pochi ma buoni, eh? Sì, ma non so dove buttiamo la Puglia, comunque. Io li trovo bellissimi, sì. Bello asparago. Un pochino più piccolino a 5 euro, proprio bello. Però, guarda, oggi con te vorrei proprio valutare la differenza tra un asparago così, diciamo di lusso, firmato a 8 euro al chilo e un asparago più fine. Perché non è sempre detto che questo vada meglio, dipende un po' come lo cucini, no? Certo. Allora, per risotti, per pasta, per frittatine, torte, salate, vanno benissimo quelli là. Ma magari anche solo ad abbinare, che ne so, all'arrosto, al pesce, come contorno. Sì, molto gustosi, molto deliziosi, sì. Ecco. Sì. Non, questi qua, fallo vedere. Un po' più cicciotto come asparago, vedi, un po' più grosso e... bollito e basta. Bollito, burro e formaggio. Sì, di questo non capisco. Questi qua sono quelli di Bassano del Grappa, del Veneto. Sono vestiti da sposa. Sì, anche perché sono interrati, cioè non vedono la luce. Non li ho mai visti. Li hai solo tu, non li ho mai visti. E perché dovrei comprare questi che arrivano dal Veneto? Beh, se sei un amante di asparagi bianchi, li compri. Cosa, hanno un gusto diverso? Ma no, sono sempre asparagi. Non, è una bella idea anche per impreziosire il piatto, no? Si può fare un po' di bianco, un po' di verde. Bene. Poi ci mettiamo qualcosa di rosso in mezzo, facciamo la bandiera italiana. Alessandro merita un bel primo piano perché insomma è un ragazzo giovane, è qua al mercato, come mai? Ma diciamo che ci sono un pochino capitato in questo lavoro, perché da piccolo non lo adoravo, però
col tempo si impara ad apprezzare. Perché no? Lo facevano già i tuoi genitori. Esatto, sì, è una vita che lo fanno un quarantina d'anni. Allora tu insomma sei cresciuto tra i banchi. Sì. Sono nato tra fragole e carciofi. Cioè, dopo la scuola venivi qua, insomma. No, veramente non amavo venire qua. Diciamo che da quando ho 18 anni che vengo qua. Cioè, mi son chi l'avrebbe mai detto che poi saresti diventato proprietario di questo banco? Io no di certo, perché non volevo, però insomma, una cosa che ti dà da vivere va apprezzata, scusa, secondo me. Per essere disoccupato, voglio dire, sì, è meglio avere un bel banco al mercato, eh? Allora, vedo che oggi, insomma, vai di fragole, potremmo dire. Assolutamente, così che si vende, si allarga il prodotto, si deve dare spazio. La ecco, gente tu dici, questa è una cosa che magari ti ha insegnato la tua mamma, vero? Tu dici, sì, devi puntare molto su un prodotto. Assolutamente sì, bisogna dargli spazio e far sì che si veda bene. Venga proprio la voglia, un po' come nei centri commerciali che studiano proprio le posizioni. Allora, queste fragole da dove arrivano, quanto costano? Allora, io li vendo a 2 cestini per 3,80 e sono super giù 1,3 kg e vengono da Policoro, Basilicata. Sono molto belle secondo me. Anche buone però, sono molto buone, sì. Tra l'altro proprio le fragole arrivano spesso anche dall'estero, invece ne abbiamo tante anche in Italia. Sì, ne vedo tante che arrivano dalla Spagna, ma si sente dal gusto, secondo me. Senti, ma quando sono troppo bianche, soprattutto vicino qua al ciuffetto, che cosa vuol dire? Perché a me personalmente piacciono così rosse, rosse, rosse. Sono un pochino più acerbe, sono state raccolte troppo presto. Diciamo, a volte capita, in una partita di fragole qualcuna bianca ci può stare, però su per giù la Basilicata lavora molto bene. Diciamo che l'eccellenza è così, devono essere rosse. Sì. E poi non costano 2 soldi, perché le fragole costano poco, si vede sempre che sono un po' bianche anche dentro e non sono dolci come uno vorrebbe. Giorgio, voglio presentarti perché insomma sei uno dei pochi uomini che fa la spesa al mercato. Non ti risulta questa cosa? Di solito gli uomini comprano meglio delle donne, controllano quantità, qualità, prezzo e di conseguenza, mentre le donne gli chiedi cosa hai preso non lo so, noi invece abbiamo questa cosa qua. Purtroppo difformità personale, ufficio acquisti Fiat Giovanni Gagnelli. Ma guarda, l'avrei detto. Se non avessi imparato qualcosa direi che... Senti, Giorgio, dimmi, mi piace dimmi. Da morire, puoi girare, devo far vedere questo. Fa bene lui, perché se no ogni volta compriamo quello che non dobbiamo comprare ci dimentichiamo di quello che ci serve. Esatto, stessa cosa ho fatto con la moglie, 44 anni fa. Se uno compra bene, anche con la moglie deve comprare meglio, perché quelli che dopo un po' piantano lì vuol dire che non hanno comprato bene. Come si chiama? Io sono Cristina, Ligure. Io sono valdostano, quindi abbiamo unito due che inceparano. Ma quanto è buona la fontina della Valle d'Aosta? Allora, vieni che ti bacio, è la migliore. Soprattutto è l'unica, mi raccomando, diffidate dalle imitazioni. È la migliore. Guarda Monir come svelto, come sorride. Paola, allora. Le donne, sai, è un furbacchione. Furbacchione, sì, sì, sì. Però ci sa fare, devo dire che sì, sì, è bravo. Troviamo sempre cose buone e belle. Senti Paola, che cosa acquisterai? Io acquisterò, guarda, per adesso ho preso delle fragole, un avogado, poi sto prendendo delle arance naturali, dei limoni, perché adesso devo fare la cura dei limoni. Cosa vuol dire la cura dei limoni? Sì, perché per l'estate dobbiamo fare la prova costume, allora dobbiamo fare un po' di dieta. Allora, i limoni aiutano? Sì, il mattino con l'acqua calda, la tiepida al mattino, poi dopo pranzo e dopo cena una bella limonata. Ah sì? Sì, 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 sì. Però ci vogliono giustamente i limoni buoni. Quanto costano oggi? Aspetta che controllo. Limoni naturali 2,90 €. Buon prezzo, complimenti. Buoni e molto succosi anche. Sì. Ecco, cos'altro comprerai? Comprerò magari qualche mela, qualche pera. Ma tutta frutta e verdura, non mi cucini più niente? No, vabbè, qui sono qui da munire. Allora. Poi dopo cosa possiamo cucinare, ad esempio? Allora, io mangio poca carne, no? Ecco, un po' di carne bianca, ok. Carne rossa un po' meno. Magari una bresaola ogni tanto, così. E poi
una vellutata di zucchine. Mi dai la tua ricetta? Facilissimo. Fai bollire un po' d'acqua, le metti gli zucchini tagliati a tocchetti, un dado, io lo faccio naturale, lo faccio io proprio il dado con le verdure. Quando sono cotte le zucchine lo frulli e lo mangi. Buonissimo. Senza mettere né panna né latte né cose che ti... Ma ascolta, cosa vuol dire che fai tu il dado con le verdure? Sì, sì. Allora, vabbè, lo faccio col bimbi, là, perciò metà. Compro un po' di tutte le verdure, metto a cuocere in questo, trito il tutto, poi c'è tutta una cottura da fare che dura quasi un'ora, e poi le metto un po' di sale, un po' di vino bianco, un po' di parmigiano, e poi faccio i vasetti e le metto nel freezer, e poi li regalo anche alle amiche. Senti, ma dove abiti che veniamo a trovarti per... Noi abito qua a Torino, sono di Torino, sono nata qua, e abito qua in Corso Vittoria. Complimenti, prima o dopo arriviamo. E concludiamo questa puntata dal mercato di Via Madama Cristina in compagnia di Gianni Campi, che è responsabile di filiale di Benebanca a Torino, vero? Esatto, abbiamo la filiale qua in Via Doria 10, siamo presenti a Torino ormai da parecchi anni, dal 99, e abbiamo voluto portare un pochino di approccio alla cassa rurale anche nella grande città. E ha sempre dato degli ottimi frutti, quindi siamo molto soddisfatti. Si vede dal sorriso. Però intanto grazie per questa bella sorpresa, ma solitamente sono io che vengo a trovarvi nelle vostre filiali, invece... Questa volta mi avete preso al volo mentre sto recapitando un invito a un nostro cliente e socio da lunghissima data proprio, uno dei primi tra l'altro che ho conosciuto qua a Torino, per un incontro che avverrà venerdì 15 aprile presso la nostra filiale dalle 17:30 in poi, in cui presenteremo sicuramente noi stessi e i nostri organi rappresentativi, ma anche i nostri prodotti, e se volete potete venire a conoscerci. Dunque non soltanto i soci, non soltanto i clienti, ma anche... È aperto a tutti e a tutti coloro che vogliono venire a conoscerci. Anzi, un porta aperte potremmo... A tutti gli effetti. Ok, quindi bene. Vi aspettiamo, allora, naturalmente aspettiamo anche voi. Bene, io la ringrazio, ma intanto io non mi voglio perdere questo momento, dunque con le mie telecamere la seguo e la inseguo mentre lei consegna l'invito.